Il cane soffre a stare nel kennel. Il cane soffre a stare nel kennel? Beh, certo, se mettiamo il cane nel kennel che non è abituato, lo mettiamo all'ultimo momento e lo lasciamo da solo in casa, sicuramente non gradirà tantissimo, piangerà e gratterà il kennel per uscire. Io però vedo il kennel un luogo dove potersi riposare, trascorrere dei momenti. Le persone generalmente associano il kennel ad una gabbia, una galera. Questo è molto sbagliato, perché il kennel potrebbe essere paragonato invece a una cuccia. Quindi sempre bene riporlo in casa con la porticina aperta e lasciar modo di entrare e uscire al nostro cane. Magari riponetele dentro dei piccoli giochini, il suo ossino, in modo tale da renderla un po' più confortevole, un po' più casa sua. Una volta che il cane è abituato all'interno della propria casa, sposterete il kennel nell'auto. Quando il cane vedrà la sua cuccia, il posto dove lui generalmente riposa, entrerà volentieri e allora lì vi potrete permettere anche di chiudere la porticina. Il kennel è molto importante durante i viaggi, in quanto non fa sballottare il cane, rimanendo all'interno rimane più fermo, evitando tutti gli sballottamenti e anche i colpi che involontariamente potrebbe prendere con la macchina. Senza pensare che se facciamo un viaggio in treno, in aereo, in qualsiasi posto, dobbiamo per forza utilizzare il kennel. Quindi è sempre bene abituare il nostro cane, il nostro gatto a stare all'interno per poter fare con lui tutti i viaggi che vogliamo. Per adesso ciao da Daniele, da Valentino, ciao alla prossima! Fai già parte della nostra community? Iscriviti su www.bowboys.tv e potrai fare tutte le domande che vuoi ai nostri esperti.